Ciao a tutti, sono Octopus. Siamo ancora qua con la Polonia, con la nostra run su Europa Universalis 4 in italiano. E stiamo fondamentalmente aspettando che scadano, tra virgolette, delle tregue con Moscovia e con la Danimarca per espandere un pochino di più la Lituania. In maniera da in maniera che quando andremo a integrare completamente la Lituania, avremo modo di prendere delle province a gratis senza spendere alcun punto amministrativo o diplomatico. Fatemi fare un paio di claim sulla Danimarca. Non ho capito perché la Lituania non stia più facendo claim sulla Danimarca. Non farli noi comunque, non c'è nessun problema. Ok. Vogliamo lo spagnolo dagli ottomani oppure no? Abbiamo ancora dei claim qua? Ma come, scusa? Ok, questa zona qua non fa parte della Bulgaria allora? Questa qua no, ok. Questi qua sì. Quindi avremo comunque dei claim permanenti sugli ottomani, quindi non ha senso fare altri claim, va bene. Andiamo a fare un claim sulla Boemia. Per. Sperando che stavolta non ci scoprano il diplomatico o spia, che dir si voglia. Kaluga di che stato fa parte? Di Odoiev e quant'altro, non ci interessa. Vediamo un po'. Questa provincia qua dobbiamo prendere. Ovvio. Ok, faremo un claim appena possibile, ovvero adesso. Perfetto. Facciamo un claim per questa provincia. Non penso di poter dare altre province eventualmente alla Lituania, purtroppo. Oppure posso dargli il controllo di questa provincia. Così dopo loro possono continuare a prendere controllo anche di queste. Penso che farò così. Adesso Lituania. Posso concedergli una Grand Province, esatto, Zvev, che è questa. Ok, tenetevi questa provincia, che tanto a me non interessa così tanto per il momento. Noi faremo guerra a Moscovia adesso, proprio adesso. Ci prenderemo solo questa, anzi, non la prendo neanche io, do tutto quanto alla Lituania. Non tutto quanto, soltanto tre province posso dare alla Lituania. Quindi queste tre province qua, esatto, io mi prendo questa. Avanti. Hanno un po' di soldati, quindi magari sarebbe il caso portare un po' di soldati al confine, cosa ne dite? Nel frattempo riusciremo a prendere questa tecnologia amministrativa, immagino. Prendiamo soldi, non voglio perdere punti amministrativi in questa fase qua, assolutamente. I ribelli qua della Lituania li abbiamo sistemati, quindi possiamo spostarci anche dando un generale. Possiamo prendere un generale un pochino più bravo, ok, dai. Poi prendetevi questo. Abbiamo convertito, perfetto. Convertiamo anche Tarnov. Stato della Chiesa, non ci vuole bene. 23 ribelli nobili a Rava. Ma a me l'opinione dello Stato della Chiesa non mi interessa molto, sinceramente, chi se ne frega. Detto in tutta sincerità. La Danimarca non esce più da questa spirale di ribelli. Come abbiamo detto, la cosa ci fa solo che piacere. Abbiamo 1067 di manpower al mese, davvero ragguardevole. Sarà ancora di più una volta che diventiamo Commonwealth e integriamo anche la Lituania nei nostri domini diretti. Questo posto ha 11 di sviluppo soltanto. Vediamo cosa producono queste zone. 9 di sviluppo, va bene. Niente di particolarmente interessante.
Le zone buone le abbiamo prese noi qua sopra, che producevano rame, sale, ok. Poi Kazan qui ha delle zone che producono ferro, tanto ferro, però lo sviluppo di queste zone qua mi sa che non è proprio al massimo. Fammi vedere, 7, 6, 4, 4, 7, 7, beh, non niente di particolare. Allora buttiamo fuori Perm dalla guerra. Anzi, datemi questi qua con l'artiglieria, va? Voi vi prendete un generale tipo questo e andate ad assediare la capitale. Voi supportate e voi andate a prendere Perm. A posto. Molto molto bene. Vediamo di non fare stupidaggini. Ok, possono prendere due territori perché ne hanno dato uno, chiaramente. Chiaramente. Ok, soltanto due territori, quindi questi due qua, va bene, Ver e questo, grano e grano, pazienza. Ok, nel frattempo facciamo un claim sulla Danimarca. Goldingen, e posto, facciamo un clima anche su Ratibor della Boemia, perché no? Ok, posto. Vedo questa provincia, vediamo anche Rostov. Perm, che ne dici di finirla qua? No, eh? Bene, Moscova si sta suicidando contro la Lituania. Ottimo. Hanno pochissimi soldati e come al solito abbiamo vinto. Non ho visto, ho cliccato troppo velocemente. Cos'è successo? Wow! Sa che l'Austria ha dichiarato guerra agli ottomani per prendersi Bidin, questa zona qua. Ok, qui è quando noi entriamo in rotta di collisione con l'Austria in pratica. Va bene. Ci sta, doveva succedere prima o poi questo momento, doveva accadere. L'Austria, tramite anche l'Ungheria o tramite delle submissioni, sta cercando di espandersi nei Balcani e noi vogliamo questa zona qui e quindi noi andremo in conflitto con l'Austria. E anche in guerra con la Boemia. Ottomani, Megrelo, Firenze, bla bla. Jaroslav è caduta. Voi andate qui. Andiamo a bastonare questi qua. Allora io do queste due province qua, la Lituania, e mi prendo questa qui. Lituania, della sede di Perm non ce ne frega più niente, torniamo indietro, non sprechiamo manpower per niente. Poi andate a Mosca, ok, qui come detto andiamo alla Lituania. Allora, queste due alla Lituania, questa la prendo io, prendiamo i soldi, war reparation. E boh, non so, basta direi, tanto ormai, ok, a posto, facciamo 113, ok, forse è meglio facciamo prima così. Serve soltanto un punto di stabilità. E nel frattempo vediamo che tipo di idee possiamo fare. Sarebbe un gruppo di idee diplomatico, anche militare per carità, tipo le offensive potrebbe essere una buona idea. Non so, influenza forse?
se vogliamo fare tante annessioni, cose del genere. Non so, potrebbe essere una buona idea quella di influenza. Boh. Vediamo che tipo di interazioni hanno. Le quantità, no, non ci interessa. Quelle religiose, no. Le diplomatiche invece, che interazioni hanno? Quelle di quantità, Land Force Limit, Diplomatic Reputation, no. Uno, Mission Strength, Lysos Unity, più 20%. Non so. Non so esattamente cosa prendere. Vedere che tecnologie, come siamo messi. Sì, ci starebbe il gruppo di Re Diplomatico, sinceramente. Facciamo che prendo quelli di influenza. Ho deciso che voglio fare dei vassalli. Ok, questo non ci interessa per il momento, ma ci interesserà più avanti. Qua possiamo fare questo e no, questo non ci interessa ovviamente. La Boemia non è più il nostro rivale possibile per qualche motivo, ma questo non ci interessa. Noi li attaccheremo lo stesso appena possibile. Convertimi in questa provincia nel frattempo. Anche questi qua. Dovremmo convertire una. Ah, non così tanto. La Lituania sta facendo il suo lavoro nel convertire queste province. Molto bene, Lituania, molto bene. Ci hanno ridotto il carico di lavoro qua. Prima era tutta questa zona qua, tutta ortodossa. Adesso soltanto questo numero di province qua. Ok. Quindi, dov'è qua? Nel frattempo posso fare una cosa, rompiamo l'alleanza con l'Austria. Ok. Tanto l'avrebbero rotta loro prima o poi, spendendosi qua. Così intanto facciamo passare i 5 anni della tregua. Perché dopo vogliamo andare. No, spendiamo dei ducati. Vogliamo andare a fare guerra all'Austria per prendergli, per fargli rompere l'unione personale con l'Ungheria, se si può, ovviamente. Ok. Nel frattempo noi cerchiamo di fare il nostro contro la Boemia. Ottomani entrerebbero in guerra lo stesso, va bene. Interessante. Herman, ancora con Novgorod, sì, fate le vostre cose, non mi interessa. Allora, perfetto. E adesso, rullo di tamburi, diventiamo Commonwealth. Molto, molto bene. E diventiamo anche un impero, visto che ci siamo. Tac, posto. Governor capacity adesso è 800, siamo a 637. Facciamo questo core. Ho sbagliato, non ho aspettato che la Lituania finisse i loro core qua, però pazienza. Questa è stata una piccola svista. Convertiamo tutto il convertibile. Dai, dammi questo. Ora con i soldi siamo sotto pesantemente perché abbiamo un sacco di soldati in più. Fatemi vedere questi come sono. 14, 7, 1, non è per niente bilanciata come cosa. Dobbiamo andare a integrarli con questi. Venite qua anche voi. Vediamo un po' le culture accettate quali sono. La cultura bielorussa dovremmo accettare sinceramente. Fatemi vedere qua. Bielorusso, perché no? No, vediamo che stati possiamo fare. Allora, Galic, assolutamente. Che sarebbe la. Non la Galizia, ma comunque ci siamo capiti. Quale sarebbe esattamente? Faccio un po' fatica ad orientarmi. Galic, dov'è? Questo non l'abbiamo ancora fatto. Davvero. Ok.
Mecklenburg, no. E poi East Prussia, ok, East Prussia è questo. Fammi vedere qua come è messo, 10, 13, sì, va bene, ci sta. E poi questo, dove c'è Vilnius, sì, anche questo ci sta tutto, anche gratis. Dammi questo, molto bene. Quindi adesso siamo il Commonwealth, il Granducato polacco-lituano fondamentalmente. Perfetto. A dir poco, perfetto. Navruti ci chiede l'accesso, andate dove vi pare. E abbiamo un po' di ribelli da gestire, non lo nego, ma niente che non si possa risolvere in breve tempo. Niente che ci dia alleanze varie. Ok, dammi questo. Abbiamo anche una flotta adesso, a quanto pare. Una flotta mediocre, devo dire. Abbiamo anche una nave ammiraglia della Lituania. Ok. Una caracca. Ok, come siamo come. Anche questo è un problema. Direi che possiamo mandare a quel paese le navi commerciali che tanto non ci interessano. Fatemele mettere qui. Qui abbiamo altre navi commerciali che non ci interessano per il momento. Possiamo vendere delle navi a qualcuno, tipo questi qua. Queste? No. Possiamo vendere le navi alla Svezia? 4 navi commerciali? No. Dei debiti a Danimarca? Possiamo venderli lì? No, perché siamo. Sono in deficit. Benissimo. Lubecca? Navi commerciali? Sì. Bene. Recuperiamo 30 dindini e ci liberiamo di 4 navi commerciali. Qualcun altro è interessato? Tipo Mecklenburg? Altre 4 navi commerciali, bene, per 40 a posto. Così riduciamo anche la spesa per la flotta. Adesso sono soltanto 3 navi sopra. Abbiamo un'altra nave commerciale che mi è sfuggita, che non so dov'è, che è questa. Ok, vieni qui tu, per favore. Cerchiamo un altro potenziale acquirente. Vediamo un po'. Tipo Volgast accetta di comprare una nave? No. E Stettino? Una singola nave? A posto. E anche questa. Apriamo altri soldi. E a posto così allora. Qua consolidiamo. Abbiamo veramente troppe truppe, troppa cavalleria. Decisamente troppa cavalleria. E la Bosnia ci chiede ancora l'accesso. Come si dice? Matrimonio reale che non ci interessa ancora una volta. Non sono sicuro se mettere la mia capitale commerciale a Costantinopoli o no. Non ne sono del tutto sicuro. Comunque, facciamo questa parte della missione, così abbiamo casus belli per prenderci questa zona qua dell'Ungheria. Ma che noi non vogliamo fare adesso, perché noi vogliamo che ci sia l'unione personale con l'Ungheria, non vogliamo prenderla del tutto, nel senso non vogliamo conquistarcela, vogliamo che diventi un nostro stato vassallo. L'Austria si prenderà queste due province e basta, mi sa, perché non sarà in grado di fare il corso su queste zone qui, immagino. Stato papale si è preso Corfù anche. Suo papà è veramente arrogantissimo questa rana. Con la Crown come siamo messi? 30% solo. Dammi un'altra dieta, va. Oxaco deve avere una manifattura. Ok, facciamo un po' di tasse. Bahmut deve essere controllato dal Commonwealth. Ok, che sarebbe? Lower Don. Questa zona qui,
contro la Grande Orda, che è alleata di Uzbek, Riazan e Circassia. Ok, dammi sta cosa, tipo se io minaccio la Grande Orda posso? Va bene, bene, espanderemo anche in Crimea, in questa zona qui, assolutamente ci serve avere una buona base commerciale. Qua siamo al 20% di controllo, non è male, non è male, devo dire, non è affatto male. West Prussia, ma scusate un attimo, qua non sono miei stati, per quale oscuro motivo, scusate un po', non ho capito. Dammi questo qua, per favore. Vedo comunque che già solo per le cose qua siamo già quasi al massimo. Certo, questo valore viene aumentato con le tecnologie e quant'altro, tipo al 12 abbiamo altri 100, ma è un forte limite all'espansionismo selvaggio in early game. A meno che uno non sfrutti questi bonus di questi degli stati al costo di Crownland e massimo assolutismo. Fammi vedere. Perdono 30. No, perdono 20 ed è un problema se vanno sotto il 30. 20. Allora, cosa possiamo fare per aumentare un po' la realtà di questi di burgers? Perdere assolutismo. Facciamo così. Assolutismo per il momento non ci interessa. Solo che non va del tutto su. Non al momento. Darà 47,8. Serve più, come si dice, più mercantilismo allora. Andiamo col mercantilismo. Ok. Continuiamo a convertire tutto quello che si può convertire. Riconvertiamo Varsavia, che è la nostra capitale, c'era stata convertita dai centri di riforma. Cosa succede qua? E vabbè. E comunque ecco appunto, siamo andati sotto qua con la Crownland, perfetto, benissimo. Fermi tutti. Quasi, maledizione. Quindi la Boemia ha dovuto rilasciare questo staterello qua, o Pole, e ovviamente l'Austria gli è amica adesso, non sono più nemici della Boemia, maledizione. Vabbè. Va bene, va bene, va bene. Possiamo vassalizzare sto staterello? No, perché è un membro del Sacro Romano Impero. Ovviamente, e noi no. Vabbè. Io potremmo vassalizzare Odoyev, per esempio. Possiamo vassalizzarlo? Sì, tranquillamente, ovviamente. Riazan, che è un vassallo di qualcuno della Grande Orda, ok. Una buona idea potrebbe essere far espandere Odoyev, invece che così non dobbiamo assorbirci noi tutti quanti i casini qua dell'Est Europa. E mi sa che lo faccio. Vassalizziamo questo staterello. E lo usiamo come. Potete vedere le idee di Odoyev come sono. Fort defense, bla bla bla. Sono delle idee molto interessanti. Hanno quelle di quantità e le economiche, ok, va bene. Fatemi fare un improve relation con questi qua. Quando siamo a 190 possiamo tranquillamente vassalizzarli. Ok, aspettiamo un giro di tecnologie qui. Odoie, va bene. Chi è che si deve ribellare qua? Perché è rosso? Ah, ok, capisco. Varsavia. Varsavia.
adesso abbiamo più eserciti, possiamo muoverci con questo anche. Fate un altro generale, vai. Perdiamo un sacco di soldi però. Paura che sia per i forti, vediamo un po'. Sì, fort maintenance meno 23, costano più i forti dell'esercito. Beh, allora facciamo un po' di... Scusate, questo era il timer, facciamo un po' di razionalizzazione. Tipo il forte a riga non serve più a niente. Qua, boschi, boschi. Questo ha il ferro, no, ok, questo è cipollini più 50. Allora io tolgo questo forte qua, anzi togliamo questo che è un po' più vicino a questo qui, quindi togliamo questi due forti qua, qua anche ce ne sono due inutili, anzi uno di sicuro è inutile, non so se è più inutile questo o questo, probabilmente questo. Togliamo anche questo forte qui. Questo forte qua è in montagna, quindi lo teniamo. Qua manteniamo questi due forti qua assolutamente, che controllano gli stretti. E vabbè, abbiamo comunque abbassato un pochino il mantenimento, adesso da meno 23 andrà a qualcosa tipo 20, esatto. Quindi abbiamo ridotto, beh, qua questi due qua sono attaccati, togliamo via questo forte qui assolutamente, non serve assolutamente a nulla. Questo forte qua non è neanche mantenuto, togliamo anche questo. Questo sarebbe un bel forte qua in mezzo, però vabbè. Messo meno 3, state maintenance, bla bla bla. Ok. Datemi, vabbè, questo non ci serve al momento, però con questo prendiamo cavalli combattuti più 33% e un bonus da cavaliere in generale. Serve. Ok. Quindi l'Asburgo supportata, va bene. Ok, abbiamo coperto Varsavia. Portiamo qualcos'altro. E adesso come siamo presi? Poznan, Dublino, bla bla bla. Ok. Va bene. Comunque quello era il timer. La tregua con gli ottomani scade tra un mese, quindi sappiamo già cosa dobbiamo fare. E, ragazzi, che dire, grazie per la visione. Abbiamo fondato il Commonwealth, non è più Polonia, quindi dovrò cambiare anche la thumbnail, la miniatura dei prossimi episodi. E, condividete il video con i vostri amici, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, lasciatemi un commento se avete domande o osservazioni da fare. Grazie per la visione e ci vediamo al prossimo video.